Ore 15:30 di oggi. Quattro giornate al termine. A Bergamo scende il Napoli e a Bologna va il Milan. Sempre un punto di distanza fra il Milan e il Napoli. Giornata che sembra decisiva, cruciale. Alle 15:30 dunque a Bergamo fischia l'inizio il super arbitro Agnolin. Gianni Vasino per noi racconta la partita in breve. L'avvio è di marca atalantina, al primo mischi in aria del Napoli, l'Atalanta però non riesce a concludere nonostante questo batti e ribatti. Sull'altro fronte punizione di Maradona, fuori di poco. 27esimo Nicolini per Bonacina che poi manda dentro per Evair anticipato al momento del tiro. 34esimo sul corner respinta di Giuliani con i pugni, spara a contratto, c'è un'altra deviazione in corner. E si passa al secondo tempo con Alemão scatenato, mette in mezzo all'area dove però non c'è nessuno dei suoi a raccogliere. Ancora Alemão poco dopo, eccolo che tira, arriva in ritardo Carnevale. Sull'altro fronte Stromberg tenta dal limite e manda la palla oltre la traversa. Cross di Alemão, ancora lui per Francini che di testa mette in mezzo, scatta con un attimo di ritardo Carnevale. E qui rivediamo, Alemão sta raccogliendo la palla, viene colpito alla testa da una monetina che avete visto poco fa passare. Questo è un accendino, era un altro oggetto. Alemão verrà sostituito da Zola. Eccolo il napoletano, ultima azione. Maradona serve molto bene Carnevale che non riesce a girarsi per concludere. Ecco, in questo momento Alemão è stato trasferito all'ospedale di Bergamo per accertamenti. Abbiamo parlato negli spogliatoi sia con i bergamaschi che con i napoletani. La versione di Mondonico è molto pacata. Ci ha detto c'era il miglior arbitro del mondo, non sappiamo che cosa potrà decidere. Per quanto riguarda invece De Napoli, che era vicino a Alemão al momento del fattaccio, ha detto ho visto quando Alemão è stato ferito. Sul capo gli sono uscite alcune gocce di sangue. Questa è la situazione in questo momento. Un incidente che potrebbe, ancora per colpa di uno sconsiderato, far cambiare a tavolino il risultato di questo incontro, ma non solo, visto il pareggio del Milan, anche cambiare la classifica del campionato. Per quanto riguarda il resto della partita, mi pare che a questo punto abbia ben poca importanza, perché in realtà sul campo lo 0-0 era il risultato più giusto. A te Paolo Valenti.